Sim, o Waikiki e o Chicho. È partita sta diretta, no? Fate saluto. Aspettate. Sì, siamo partiti. Oh. Vabbè, un buonasera a tutti, no? De base. Sì, dammi un secondo. Buonasera a tutti, benvenuti all'evento di Alleanza Astrale. Questa sera faremo un drop di truppe su Carrea. Hey, come here for a second. Sì, sì, c'è sto per venire. Guarda, oh, è uscito fuori. Manca un fante. Oste, fai un giro di campo. Ok. Chi manca? Ce l'ho tutti? Andiamo? No, sto facendo il mio giro di campo punitivo. No, io non ho capito. Ero con te, no, mi sa che ero nell'altra. No, ah, per la felicità di qualcuno, i goal sign per questa missione saranno la Warden e Papa Loplite, mamma, e la squadra a terra Pulcini. Perfetto. Oh, Pulcino! Pulcino bagnato! Chioccia, senti, dove sei, Chioccia? Quello è il mio posto. Pulcino Pio, sceglietene un altro. No, quello è il mio posto. Oh, capito. Che figo il bug! Quello è il mio posto, è bellissimo. Kappa c'è sempre, perché ho sentito un'esplosione. Ragazzi, è fighissimo, sembriamo quelli nei film che alla prima nave che inquadrano e muoiono. Neanche sbarcano per terra. Bello, in un volo. Che film. A me il posto numero 4 non me lo dai, cioè. Com'è il comando per grattarsi? Ah, se seduti che faccio una fotina? Rude. Un attimo, no. Devo scegliere. Numero... se lo faccio il comando mentre sono seduto, che succede? Mo' ci provo subito. No, dai. Pure io. Sto buggato. Allora, scusate un attimo, no, a me mi pare che manca uno. C'è una porta aperta. Waikiki, devi sederti? No, io non mi devo sedere, me ne manca uno. Ah. Lui è il pilota. Beh, il pilota. Allora, l'oste. Aspettate, ecco. Omega, Nefer. Eccolo. Matteo. Aspetta, chi manca? Bordo. C'è il pilota e ci siamo. Nessuno. Nefer. Sono qua. Se ne sei 8. Quanti siete lì? 2, 5, 6. È giusto videogiocare 7, mentre 8, uno sta sull'aereo? Siamo giusti. Siamo giusti. Waikiki, sei tu l'unico che si deve sedere lì davanti a me. Siamo 7, non siamo 8. Ma nei party siamo 8. Sì. Nel party siamo 8. Omega, io mi siedo e poi chi guida? Infatti. Pensavo che ci fosse qualcuno. No, manca Nocturne, ragazzi, manca Nocturne. Ha detto che manca qualcuno. Ah, pensavo che fosse già al posto di guida lui. Non avevo capito che guidavi tu. No, Nocturne 78. Dove sei? Naspe, siediti. Aspetta che devo aprire la porta. Non ci si siede col Vanguard in movimento. No, non ci si alza col Vanguard in movimento. Ma le torrette sono buggate allora? No, attenzione. E allora Nocturne? Cosa faccio qua seduto? Scusate, ma Nocturne... Avete bisogno di perso qualcuno? Scusate. No, sì, non sta in canale Nocturne. No, ma siamo decollati. Qualcuno chiude il portello. Abbiamo perso qualcuno. Chi è questo qua morto per terra? Chi vuoi che sia? Il portellone è chiuso. No, il portellone l'hanno aperto. Adesso lo sto chiudendo. Bravo, ragazzi. Vado in torretta. Vai. Scusate, mi. Aspettate un secondo. Sì, sì. Arrivo. Potevi non morire. Ho capito. Sono sceso per andare a prendere Nocturne. Ho appena visto il messaggio che ha lasciato il party. Forse è crashato. Sì. No, non mi dire che questo gioco ogni tanto si crash. No, ragazzi, c'ho la penna. Sono cose che medica che è lì che mi guarda. Faccio lo screen. Ma se girate siamo da 275? Non ho capito se c'ho tutti a bordo io. No. Manca Naspe. Come manca Naspe? È morto, ha aperto il portellone e... Dalla riatterro. E gli è stato fuori. Se mai sta parte la tagliamo. No, a me è bella. Con Naspe che vola fuori dal portellone. Esatto. Sarà la parte di bella e meno buggata del gioco. Nel video. Occhio, vai più avanti. Vai un pochettino più avanti, pilota. Un pochettino più avanti. Ok? A terra?
No, ah, perché io... sennò esplode la nave. Porca troia. Stiamo mica qui a sfamare tutti i piloti del circondario. No, io non può bene. Arrivo. C'ho mia moglie che è mezza sarda, quindi conosco. Ah, meglio così. Comunque, per chi si spezza le ginocchia ogni volta che atterra su un pad, nel video potrai vedere come si atterra su un pad senza morire. Ok. Ah, abbiamo anche un clandestino. Sì. D'accordo. Sì. Zingaro. Si è spaventato e sceso. Ha fatto bene. Ma come questa è carica? Appena usciamo dalla zona 9, cosa mi sparano? Ci siamo tutti? Direi di sì. Io ci sono. Sono in torretta, quindi è importante che ci sia. Un attimo io. Che controllo con la visuale dentro. 1, 2, 3, 4. 4 seduti ne vedo. Va bene. Uno in torretta, che sono io. Okay. Uno pilota. Ne manca sempre uno comunque. È il nostro, ecco. Ci siamo tutti. Quello che è crashato, siamo tutti, okay. Sette. Partila sta missione, partila. Allora, se per voi va bene, facciamo un po' di briefing prima di atterrare, miei cari soldati uccidi bagnati. Mm-hmm. Uh-huh. Siamo 5, quindi Oste e Nefer state... Ma scusate, se posso giocare col telefonino mentre si vola o dal disturbo a... strumentazione di forza. Passiamo da 275. Affermativo. Ok. Ma intanto loro fanno il briefing, andiamo. Allora, Oste e Nefer state di fianco a me. Oste alla mia destra, Nefer alla mia sinistra, mentre Omega e Matteum coprite la retrovia. Ok. Okay. Io mi metto a sinistra. Quindi alla mia sinistra ho Nefer davanti, Matteo dietro. Sì. Oste alla mia destra e Omega dietro Oste, ok? Mm-hmm. Bacca come l'altro. Chiudo la fila praticamente. Sì. Ok. Scusate, cos'è questo rumore? Non vorrei dire, ma... Qua si sta girando un video serio. Ho quasi finito! 34 secondi! Pilota, mi dici quando stiamo per approcciare? K, sei già saltato per... Per cadere? Sì? Salto per seguire di posta carea in 3, 2, 1... C'è un'aurora abbandonata nello spazio. Ok, quindi ce l'ho fatta. Allora, soldato Lost è tornato dai ranghi, ditemi signore. Perfetto, c'è un'aurora abbandonata nello spazio, quindi potremo avere compagnia in carea. Ok. Comlink Lost. Allora, vi faccio un giro largo per darvi, per farvi fare il briefing e o vado. Siamo pronti a scendere. Mi ripeti la formazione? Ok, Oster e Nefer davanti, Oster a destra e Nefer sulla sinistra, Matteo e Omega dietro, Omega a destra e Matteo a sinistra. Ok, quindi seguo Nefer, ok. Okay, sto c'è anche un Hornet parcheggiata, quindi avrete sicuramente... Cucini in piedi, apriamo a qualsiasi contatto. Aurora alle nostre spalle, ragazzi, Aurora alle nostre spalle. Cucini in piedi, pronti. Dai, avanti, Oste e... Ragazzi, c'è l'aurora alle nostre spalle. Sì, sì, l'abbiamo già detto quello, ragazzi. L'aurora è abbandonata. Okay. Dacci il via per aprire. Ditemi quando siete atterrati, perché io... Sto scendendo la torretta, un secondo. Oblight atterrata storta, aspetta. Ok, Oblight atterrata. Ok, go. Vai, Nefer.
Entro a destra io. Basso, okay, a destra. Seguite. Ragazzi, devo averne due davanti. Ne manca uno. No, vedo l'oste che è partito. Ah, infatti. L'oste! Ditemi. L'oste, dobbiamo prima raggrupparci. Aspetta. Dovremmo fare un attimo di formazione. Dai. L'aveva detto. Okay. Sono pronto. Lo so. Ok. Apriamo. Libero. Dietro. Dietro. Go. Aspettate che siano entrati tutti però prima. Non siamo entrati tutti però ragazzi, bisogna aspettare. Chiudete tutto. No, torna indietro. No, torna indietro, l'oste, dietro, l'oste, dietro. Torna indietro. L'oste, dietro. Calma ragazzi, calma. Torna indietro. Ancora un po'. Ok. Destra, via. Apertura a fortelli. Vedete se ci sono le granate, famo una finaccia, sì. Ho capito, però bisogna aspettare tutti ragazzi che si entra. Chi è rimasto fuori? Io sarei entrato in due squadre divise. Entro tra tutti? Allora, l'ultimo che entra cortesemente dica... Chiude la porta. Chiude la porta. Ok, chiudete. Via. Nefere, ostie avanzate. Sì. Libero. No, c'è. Eccolo. Contatto in fondo al corridoio. Ostia non andare davanti da solo. L'oste, nelle linee di Madonna tiro, mia, occhio davanti a noi, tiro. Contatto. Ai lati ragazzi, ai lati si sta, ai lati. Sì, ma l'oste se ne parte. Andato lo tiro. Tango down. Coprite le porte. Ricarico. Minchia, bisogna fare un po' di... Non siamo in arena ragazzi, non siamo in arena. Direzione. Dritto. No, usate ore 12, che se no non si capisce il dritto. Chi dà i comandi, ragazzi, dove si va? Io. L'oste, bisogna seguire l'oste. Un secondo. Okay. Io ci copro la sinistra. Matteo, se io sono a sinistra, okay. Tu devi stare, cioè, devi stare dall'altra parte. Avanzate e girate a destra. Avanziamo, okay. Giriamo a destra. Sì. Contatto in avvicinamento. Salite le libero. Scale. Andiamo su. Su per le scale, occhio la porta di destra. Andiamo. Sento la porta depressurizzarsi, ragazzi. Sì. No, quella è un bug. Controllo l'armeria. Omega Master, vieni. Sì, no, ci sono. Armeria libera. Ancora libero. Io so dove state andando. Andiamo avanti, avanziamo fino al control room. Control room? Control room. Roger. Attenzione a Plight e compagnia all'interno del... Tutte le porte sono blu. Sì. Missile ha impattato, quindi non c'è qualcuno. Ragazzi, okay, direi che Cari è stata conquistata, possiamo uscire. Papà, qui mamma chi è? Che cos'era? Cioè, abbiamo ammazzato un porello con l'Aurora in 6? Vabbè. Dai, avanzate via le scale di sotto. Pulcini, attenzione, c'è una nave, sta atterrando, quindi potreste avere compagnia. Roger. Ricevuto. Sopra non controlliamo? No, dai, va bene così. Compriamo. Andiamo? Vai, avanza, oste. Bene. Il vostro obiettivo è ripulire l'intera area, A ripulire l'intera area? Certo. E quindi anche sopra? Okay. Qua c'è l'armeria ragazzi, entriamo in armeria, non so. Aspetta. Torniamo indietro, dai, andiamo di sopra. Indietro? Sì. C'è un pad verde che non avevo mai visto, ragazzi. È nuovo, sì. Facciamo rifornimento, munizioni, qualcuno deve fare rifornimento. Qualcuno mi ha capito? C'è un pad verde che dà verde. Una missione. Ok, sono non dà missioni. No, salgo. Non dà missioni. Salgo? Aspetta, oste. Che facciamo con questo fermo? Vai, sali l'aste. Vediamo un po' come che cos'è. Vabbè, è sceso ormai, sta andando all'interno di Carea. Da dove sta entrando? Da dove sta entrando? Dalla parte... Dalle porte laterali, quelle dove ci sono le bottiglie di whisky, capirsi. Parcheggiato proprio davanti alla vetrata. Quindi Deck, davanti a noi dovrebbe essere, perché ha fatto il corso. Ok.
Ok, tec 1 basso. Ora il 12. Se non sbaglio, eh. Oh, aspetta, non correre. Ti manca Nefer. Sono davanti alla porta. Ragazzi, mettiamoci in formazione. Vieni Nefer, avanza. La porta è pressurizzata. Andiamo? Destra o sinistra? Chi è che sta facendo il uplink? Non lo so, nessun contatto qua. No, contatto? Tango down. Okay. Finito. Che facciamo allora? Andiamo sopra? Andiamo Omega. Sopra. Papà, qui mamma distruggi anche la nave nemica. Ragazzi, raggruppiamoci. Di qua. Sono. Andiamo su? Sì. Poste. Sarò l'altro sparare. Fuoco, fuoco, sparare. Ah no, sono fuori loro. Fuori, ragazzi, stanno. Andiamo su. Le navi, può essere. Ci raggruppiamo alla control room. Va bene. Ok. Ragazzi, anzi, chi passo è... in infermeria e devo prendere il kit io. Ok, aspetta. Guarda le scale. Alle scale. Okay. Sì, sì, qua le scale. Ok. Ok. Vieni, Matteo. Ci sono. Posizione, ok. Oh, occhio, mi è partita una granata. Perché? Ecco. Perché ha schiacciato granata. No, Un attimo, ritorno un attimo in infermeria, no. Scusa. Un tasto del mouse che non sapevo si fosse autobindato da solo con le granate. Ok, rieccolo. Ora so che c'ho le granate lì. Salite, salgo. Sì, sali. Occhio a sinistra e poi a destra. Sinistra pulito. Naspe prima di uscire, poi indicate il... Destra pulito. La porta di uscita in modo che si prepara la nave per caricare. Va bene. Avanti Naspe. Passo dietro. Aspetta, Nefer e Ossi sono divisi. Matteo, vai dietro Nefer. Se raggiungiamo più avanti, Naspe. Vabbè, vado io Naspe. Vado sto passando dietro. Sì, sì, vado dietro Nefer. Ci sono andato pulito. Libero, eh? Vedo l'oste. Ok. Ok, direi che è pulita la situazione qua. Eh sì, ce ne saremmo accorti prima, a meno che c'è qualcuno accucciato da qualche parte. A parte quel tipo che ho ucciso perché nessuno si è accorto che stava... Occhio dietro, che occhio è? Dietro. Dietro, dove? dietro, non so, sento rumori dietro, ma non so se sono fuori o... Corridoio laterale libero, quindi... Corridoio libero. FR Oste è passata al corridoio di sinistra. Scale libere. Anche secondo il corridoio è libero. Ok. Okay. Torniamo indietro e scendiamo dalle scale di qua, ragazzi. Scendiamo dalle scale. Perfetto. Qua. Roger. E io ora torno indietro a controllare. Siamo in posizione. Copertura, avanti, re. Aspetta, avanti. Uno. Fermi. Eccomi. Dobbiamo fare un po' di... Sono qua sulle scale che stavo dando la copertura perché voi andaste avanti. Scendiamola. Sento un... Sì, i thrust di qualcuno. No, è il bug, questo è il bug. È il bug? Mi sa che è un bug. Ragazzi, qua c'è l'armeria. Come detto prima, c'è l'Eloplight che gira internamente all'anello, mentre la Warden gira esternamente. Comunque ci avvisano loro se c'è qualcuno. Ci sono lì fuori. Raggi. A posto. Ignorate. Scendiamo. Sì. Nefer vai a destra. Roger. Ok, usciamo dal landing pad. Landing pad 4. Apro. Aspetta. Aspetta che richiudi. Sì. Mettetevi in copertura. Vieni. Scusate, chi ha meno crediti vuole prendere le bottiglie? Oddio, io ne ho 800 di crediti. Dove sono? Ci sono, mamma, usciamo dal landing pad 4. Diciamo dammi il via. Vedi bene? Adesso ti faccio vedere una bella cosa. Mamma pronta per il carico. Nefer, go.
Roger. Ah, brava. Go, go. Cazzo, su. Vai, entrate dentro, entrate dentro, entrate dentro, entrate dentro. Oh, oh, ciao. Ultimo chiude, metti un chiudi la porta. Non ci arriva il comando, ok. Go. Ok. Fatto libero. Via. Yeah. Non rompe la formazione, Osti. Go, go, go di corsa. Go, 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 go di corsa. Mannaggia il porco. Te ne vai per conto tuo, Maria e Mamaiala. Go, 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 seguiti. Go. Fate il green? Mamma green. Pomeriggi che fa la disgraziata in giro. Siamo contenti, sai. Oggi una veramente... Papà, qui mamma... Procedi per Shipab Kovalek. Artigliere operativo. Ho ricevuto. Tutti dentro, sì? Sì. Ok. Ottimo lavoro, ragazzi. È stato un piacere rivedervi tutti sulla nave, tutti interi. Io ho dei danni da granata, però non volevo proprio sottolinearlo. Mambo salta per Kovalek, si uscì di nave. Però è strano, perché è andata sopra le scale la granata, è esplosa lì sopra. E te stavi sotto a curarte, ma... Non mai. Brava! Aria pulita. Mamma, salto in 3, 2, 1. Un contatto. Una freelancer parcheggiata. Allora, ragazzi, anche in questo caso... Va bene, ma aprile, maggio. Oste e Nefer, cercate di muoversi. Sì, è la tua amica, Irene. Sì, l'oste, aspetta il comando per muoversi. Aspetta, famo il contrario. Io passo dietro e metti un altro avanti. Omega, va avanti te, io resto dietro. Okay. Ok. Una piccola accortezza che vorrei dire. Sì. Ragazzi, quando siete fermi, in ginocchio e prendetevi un angolo. Esatto. Dovete tenere il corpo aperto, l'arma esterna. Non dovete stare in piedi, sennò siete un bersaglio facile. E si va avanti per coperture, cioè se io sono avanti e sono nell'angolo, poi va avanti qualcun altro. E Hub a 3000 metri. Ragazzi, in piedi. In piedi. 2000. Si deve lavorare per coperture, sennò si sta troppo in mezzo alle palle. Assolutamente. Okay. Nefer avanti, Omega davanti. In posizione. Un attimo, fatemi scendere la torretta, ragazzi. Ok. Avanti destra. Che posto c'era Omega? Avanti destra. Dietro destra, però. Ok, io dietro destra. Pronti allo sbarco. Matte. Sì? A sinistra. Comunque, se si preme CTRL si rimane sempre bassi, si scatta e poi ti ritorna a portare basso, quindi non basta... Un cinico. Roger, apertura. Roger. Sembra libero. Go, go, vado. Go, 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 go. Occhio perché vi fa andare in Eva. Sì. Merda. Omega. Vado in copertura. Andiamo sotto. Ok. Andiamo sotto? No, che sotto? Sopra. Scusate, avevo pensato ad andare sotto. Ok, mi avvicino al lato destro dell'entrata. Io a sinistro. Ovviamente tu incrocia a destra, io incrocio a sinistra. Quando guardi dentro. Sì, sì. Dalla copertura massima. Roger. Mamma decolla. Sinistra, libero. Destra, libero. No, andiamo. Sì, sì, si può entrare. Mamma, attento che c'è un contatto. Okay. Io copro la porta anche se c'è il nastrino rosso, eh. Perché... Copertura a destra, libero. Okay. Corridoio libero. Sì. Arrivo, un attimo. Dobbiamo prenderli i pad verdi o no? No, giusto solo se c'è la missione. Ma non... Da un po'. Ci sono. Copro fino in fondo all'angolo. Apertura completa. Vado a destra. Entrata, dai. Ascensore, lo vedo libero. Vedi? Libero. Avanti col prossimo. Avanzo. Angolo.
Occhio ai container qua. Sì, sì, libero, libero. Contatto e avvicinamento. Che cazzo. Aie. Ah, yeah. Okay, diamoci in copertura, ragazzi. Appena entra lo secchiamo subito. Chi? Cosa? Dove? Facciamogli un'imboscata. Un contatto e un avvicinamento. No, è saltato, è saltato. Ah, è saltato. Ok. Okay. Scendiamo. Papà, qui in mamma ho una freelancer a 247.000 km. Scendiamo, saliamo. Sì. Confermi? Sì. Ok. No. Quindi mamma e papà stanno a litigare? Ok, sto entrando al piano, al deck 3, libero il corridoio, potete salire. Cosa hai chiamato? Poi se qualcuno fa due fotine quando state nel corridoio in formazione me le manda, che le metto nel report. Forza. Se state fermi la faccio io, fermi. Siete dietro? Fermi. Siete? Ok. Non guardo dietro, okay. Perché se sono in copertura non guardo. Allora vado a spartizione, questo si chiama spartizione. Uno deve stare coperto, uno mi deve stare pure davanti con me, deve stare sull'angolo. Deve stare sull'angolo. Ci sono. Tu devi stare sull'angolo, io invece mi allargo, capito? Sì. Roger. Piano piano. Ok, a questo punto tu puoi scivolare sull'angolo e andare avanti. Ok. Stanza libera. Ok, tu scivola sempre sulla destra mentre io proseguo dritto. Ok, libero. Poi? Poi adesso c'è. Ok, stessa aspetta. Cosa di prima. Sì. Sto arrivando. Ci sono. Vado, Ok, vai. Adesso faccio io invece la cosa che hai fatto tu. Roger. Io vado quando tu mi dici di andare. Sì. Ok. Libero. È libero, libero, libero. Ok, siamo all'ascensore, vi aspettiamo. Ti saluto e vive. No, stiamo attivi. Arrivo. Ok, in posizione. Ok, go per l'ascensore. Ok, vado. Andiamo. Ok, qua si bisogna andare subito sotto, okay, questo qua che vedi. Ok, sinistra libero. Destra libero. Ok, adesso mettiti in fondo a sinistra nell'angolo, il tempo che loro entrano. Roger. O comunque cerca il riparo, l'importante è che vedi. Sì, sì. Mettiti basso, stai giù. Giù, scendo. Sì, certo. Perché non hai copertura. No, sei proprio sopra una console, quindi non vai giù. Ah, ok. Mamma, babbo va a prendere le sigarette. Ok, adesso qua la stanza è grande, quindi bisogna entrare tutti quanti insieme in linea, perché sennò... Ok, io guardo in basso a sinistra. E andare a rastrellamento. Occhio le direzioni, perché qua è uno spazio ampio. Sì. Da dove usciamo? Qua da sinistra? Bisogna andare dall'altro lato e controllare l'altra stanza. C'è un'altra stanza qua di fronte. Sì. È da qua sopra, no? No, no, da sopra. Da sopra? Sì. Ok, l'altra stanza è libera comunque, eh. La stanza è libera. Ok. Dovrebbe essere a posto.
intanto io non te lo... mettilo gratis. Ecco perché voglio avere una nave per fare gli scavi. Ma sì, perché? Che mi rompo i coglioni. Sono il vostro trasportatore di fiducia. Situazione? Libero, libero. Tutto libero. Alla libera. Matteo, Oste, aprite l'ascensore dietro. Sì, sì, lo stiamo facendo. Andiamo verso la porta. Andiamo verso la porta là in basso? Sì. Qua verde per uscire? Sì. Ok. Ci sono. Pulcini, comunicate a mamma quando state per uscire, che si deve esterno libero. Okay. Stiamo uscendo nella parte esterna. Ah, poi oggi. Metto sulla destra dell'uscita. Mamma. Ok, mamma, per seguo. Uscire Pulcini. I pugitos, come si direbbe in spagnolo. Mamma in vista. Los pugitos. Porgici le chiappone, mamma. Che non si apre sta cazzo di porta, cioè... o non mi si apre la porta, ragazzi. Sono due, vai dall'altra. Infatti, mi sa che vado dall'altra. Non mi abbandonate. 2, 3. Mancano Matteo. Ecco. Eccolo. Non è arrivato. Un altro è dentro. Devi venire dalla porta giù in basso, devi venire, eh. Eccolo. Mamma atterrato. Aspetta, ce ne manca uno. No, non è arrivato. Si è chiusa. Adesso vado davanti o dietro, perché ero davanti. Non si apre più. È l'altra porta. Vai dall'altra, vai dall'altra. Vado a fazione del recupero. No, no, aspetta. Ma aspetta, che è rimasto bloccato dentro. Appunto. No, no, non arriva, arriva. Non devi fare tutto il giro della porta. Niente, neanche questa. È una e l'altra, cioè non è che. Cioè, molto... Sì, sono tutte debloccate, quindi. Le vedi rosse? No, sono verdi, però deve essere un bug. Vediamo un po'. Facci il giro. Va bene. Ok. Arrivo subito. Aspettate l'ingresso, voi due. Dorato in mare. Mamma, ritardiamo un attimo l'appuntamento. Infatti, secondo me è meglio che vai via dal pad, eh. Se c'ha poi i moduli spenti. No, no, acceso, acceso. Acceso, importante, fare un giro e stare lontano. A riprenderci quando... Quasi arrivato, sono all'ascensore. Ok, mi dovete vedere alla vostra destra. Eccomi. Ecco, t'ho visto. Ok. Siamo pronti, okay. Andiamo? In posizione, sì. Ci sono. Via. Go. Arriviamo. Nefer? Ah, non mettiamo ove. Aspetta, sono rimasto staccato. Devi alzate perché stai in. Ok. Sto proprio incastrato di brutto. Aspetta. Sì, eccolo. Sì, sì. Ok, via, ce l'ho. Allora, fuochi d'artificio. Aspetta. Che mi sta sparando in faccia i fuochi d'artificio. Cannoniere operativo. Aspetta. Ah, Omega, tu sei entrato dentro, cioè ha fatto come ti pare, ha abbandonato la squadra. No, ha detto via, ha detto, e io sono partito. Se mi date un segnale, Omega, io lo faccio. No, boom. Se mi date un segnale, lo faccio. Io sono abituato. Sono dentro. Ragazzi, io gioco a soft air, quindi... Dove stanno gli altri, ragazzi? Ah, eccoli, via. In arrivo. Mi siedo. Mazza che botte del lag terribile che tira. C'è una nave a 4700 metri in avvicinamento. LTV, cos'è? Mamma, tutti dentro? Mamma, go! Okay. Siediti. Siamo quasi tutti seduti. 3400 metri. Tutti seduti. Posso fare fuoco? Negativo. 2000 metri. 1800. Ok, andiamo a Climax. Yeah! Al bar, tutti al bar, Grimes, mio. Papà, qui mamma ti seguo passo passo. Sì, ma che ti sapessi la strada per Grimes che era la 10.3, andiamo per dove era. È un pochettino più nascosto, Grimes, eh?
di prima. Sì. Cos'è la base nemica? Sì. Quella pirata. Base ma se pirata. Si riesce ad arrivare no, no, torna indietro per dire la... anche se non si è pirata. Sì, certo, basta che sai certo. Il percorso, tranquillamente. Se... Ah, ho capito. E c'ha i vestiti più fighi. Ok, esatto. Babbo, salta, aiela. Ci sono i vestiti allora. Più fighi di tutta la galassia. Sì, sicuramente me ne sono stato di casa. Farei pirata solamente per quello. Ma non c'è bisogno. Vai là, in gita turistica, compri i vestiti. Io me l'ho comprato tutto, la motore ricomincia da capo. Mi sembra comprare una maglietta col teschio. Beh, già che ci siamo... Mamma, ci siamo salto lì, per ieri in 3, 2, 1... Oh, chi era di voi che la sapeva per bene la strada? L'oste? No, questo sta seduto. Sì, secondo ma te la me dobbiamo fare ma... così. Dobbiamo andare ICC Probe, poi saltare per Iela, poi a destra. A destra però questa volta è un pochettino più lontano di prima. Quindi dobbiamo costeggiare gli asteroidi, sempre a destra, e dovremo trovarla. Allora, ICC Probe, andiamo a ICC Probe. Occhio che deve, il salto deve essere alla tua destra, Iela, non a sinistra, perché sennò ti catapulta dalla parte opposta. Senti che botto, eh? Allora, Iela me la dà a destra, veramente. Iela, dove sta? Ok, quindi da ICC Probe risalta Iela. Salta Iela, ok, deve essere la tua destra, poi come arrivi a Iela, a destra. Ma che laggate mostruose che tirano. Sì, quando è in... È in multi-crew, bordello. Vabbè, io vado a destra. Ok, adesso cerca di costeggiare tutti gli asteroidi. Dovrebbe essere... Non lo so, dipende dalla velocità della nave, forse 5 minuti. Voi mi siete dietro, io. Stiamo arrivando con il jump. Chi è che sa le barzellette? Perché in questo caso ci vuole i barzellettieri di turno. Sì, ci vuole quello negro, regà, perché il negro muore per primo. Di solito sì. Papà qui, mamma, check. Che è? Non male. Che risposta del non male. Ragazzi, sto morendo. C'ho tosse, raffreddore, sto morendo. Parlo a fatia. Ma chi è che sta alzato? Mettere a sede. Mi sono annoiato. Metti di seduto. Io vedo chi che la guida. Soldato. Non disturbare il conducente. Mamma, velocità 745. Forse era il caso che buttavo un occhio per vedere se trovo Iela. Vedete se trovo Grimax. Cioè l'Oplight fa 5 in più fa del ora io vorrei capire una cosa. Se io volessi andare in no, non puoi, stai seduto. Cioè se io voglio andare in cruise a 730 non lo posso fare. Sì, devi tenere premuto lo shift. Sì, però non devi muovere la visuale. Usi la B senza virare. Ah no, devo dare i colpettini. Cioè non posso. No. Se lo supero devo ripartire da zero. Io non sto cambiando niente, non sto toccando niente. Ho 7,40. Ecco, io invece di 7,45 mi da 7,40. Devo andare a colpettini finché non arrivo a 7,40. No, dai tutto gas. E tutto gas vado a 7,45. Ah. Togli un pelo di manetta. Tolgo un pelo di manetta, mi toglie il boost proprio. Sì, ma poi se lo ripremi, tu poi devi premerlo appunto, fino devo andare quando... a colpetti di boost finché non ok, fino a quando era più bello il cruise prima. Sì, vabbè, era più semplice. Io ma perché stiamo andando a sinistra invece che a destra? Perché stavo secondo K e me lo so perso. Ma io sto andando a destra, io appena sono spawnato sono andato a destra. Sì, non... ma noi stiamo andando a sinistra del pianeta, non a destra.
Eh sì, perché stai, l'hai perso, sei, ti stai allontanando da lui. Siamo a 60 km da K-Silent. Ti stai allontanando. Non riesci a vederlo? Infatti, K è andato a sinistra di... Perché sì, ma è andato a sinistra. Allora, K, tu hai Iela alla tua destra, è giusto? Alla mia sinistra c'ho il pianeta Iela. Ma tu esatto, devi destra. Esatto. Il pianeta deve essere a sinistra e la fascia di asteroidi esterna a destra della nave. Sì, esatto. Esatto. Cioè io per vedere il pianeta devo girare a sinistra. Esatto. Dai, in quell'ammasso grosso là. Dai, lì, là. 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 Più là. Vai più a destra. Sì, devi andare esternamente agli asteroidi, esatto. In quel... Lo vedi quell'ammasso dove ci sono quei tre asteroidi grossi tutti insieme? È lì. Ah, forse ho capito. Forse ho capito. Là, dove ci sono quegli asteroidi grossi. È lì in mezzo. No, devi superare quello. Vedi che c'è la spia che lampeggia. Lì ce n'è una rossa e una arancione. Devi superare quello e continuare in quella direzione. Ma io non vedo spie. Io vedo K che si allontana però, 112 km. Oh, se voi l'avete trovata vengo io fra voi, eh. Vediamo un po'. Gli asteroidi erano più belli nel PTU. Perché ci stiamo allontanando così? Non so, io sto andando verso un ammasso di asteroidi con una lucetta sopra. Magari l'ammasso di asteroidi con la lucetta sopra sbagliato, perché qua ce n'è più di uno, eh. Sono pieni. Sono tutto pieno. Riesci anche a trovare carcasse di navi da visitare. Riesci a trovare anche il pirata morto sotto la macchinetta del caffè. Ah sì, bellissimo. Vabbè, quella è la scena della Big Ben. Mi sa che l'ho trovato io, eh. Posso puoi alzarti le sedie? No. Legato. Adesso no. Mi sa che l'ho trovato. C'ho due luci, c'ho un grosso asteroide immenso. E due luci, una a destra e una a sinistra. Guarda, ci dovrebbe essere anche un cavo che fa scintille. No, ancora non ci sono così vicini. Boh, io due luci le vedo pure, un arancione e una. Ok, dritto così e poi viri un pochettino a sinistra. Dopo aver superato le luci, esatto, sì. Ma ci stiamo allontanando. Se ti avvicini quell'arancione senti la canzone dei... Ma ragazzi, venite dalla macchinetta. Venite dove siamo noi, cioè... Cosa andate lì? Venite dove siamo noi, basta. Ma l'avete trovata voi? No, no, della... non ancora. Ma è dalla parte nostra, sì. Non è dalla parte vostra. Ma vostra sono solo, che vostra? Mi dà del voi, vabbè, dai. Non è della parte mi dà del voi maestati. È per educazione. Perché pensavo avessi qualcuno con te, quindi nella nave, per quello. Beh, allora, vieni, muoviti, venire da questa parte. Quindi siete sicuri, eh? Sicuri? No. Cioè, nel senso, è da questa parte dell'ammasso. Buonanotte, però... buonanotte. Silenzio un attimo. No. No, ho sentito pure io una musichina. Ho sentito per un attimo un rumore, ma... No, devi avvicinarti a quella, la luce arancione, per sentirla. Aie, ma che te prude il sedere che te continui a alzare? Mettela a sedere. No, ma l'ha chiesto un aspe. Dov'è? Penso di averlo visto. Non appare il nome, sennò gli sparavo in testa. Soldati sono l'ho calmi. Visto. Siamo nervosi. C'è tutta questa tensione in questo gioco. È bellissimo quello che stiamo facendo, ragazzi. È per il futuro dei nostri figli. Bravo, sì. È giusto, loro ci vanno a giocare se continuano così. Bravo. Ma sento musica però. Sì. Lo sentite? Ma io ho spento, ah, lascio vicino, vicino. A me mi stanno spawnando anche i pirati, mi stanno spawnando. Sì, pirati. E ora moriamo come merda. 350R, 5 km. Occhio che ci fa sbattere, occhio. Tunz. Non riesco a sparare, abbassa il muso. Ok, adesso... 30 o 20 gradi a sinistra e prosegui così.
Siamo ingaggiati. Sì. Aia! Mi ha colpito! Mi ha colpito! Così perdiamo la direzione, ragazzi, eh. Mandatela a quel paese. Sto cercando di prendere il 350. Sto arrivando la buia. Stanno arrivando delle mazzate mostruose. Guarda. Ecco. Gigi, andato. Ok. Altra pirata. Destra, destra. Ancora a destra, Aurora ancora 2. A destra. Ok, dritto così più o meno. Dovrebbe essere il grosso asteroide davanti a noi, lo vedete? Quello... Ragazzi, pieno di pirati, via, 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 via. Ma pieno da morire. Ma come via, pieno, c'è via, Vanguard, via. C'hai. Sì, c'è Vanguard, va bene. Sono 7. Despawnati. Ok. Boom, pure un'altra crocca arrivata. Ma perché siete fermi immobili? Io non le sento sta cosa. Ok, punta dritto così, speriamo che sia quello. Dritto, eh? Dov'è? Sì, quello. Guarda, dovresti vedere pilota già i cavi. No, spostati poco a poco, leggermente a destra. 5 gradi a destra, 5 gradi, ancora un po', dritto così. Ma sono 10, sono 5, 5 volte. No, ragazzi, adesso arriviamo lì, non è quello. No, dai. Andate con le ore, no? Ore 2, ore 1. Facile. Ma da te che ore sono? Nella direzione, micchie. 5-50, sì, è quello, 5-40, allora facciamo 5-45. Dai che mi devo prendere l'armatura da pirata, ragazzi. Sì, siamo arrivati. Ma come siete arrivati? Io vi vedo fermi, vi vedo. Siamo arrivati. Spingila un po' sta nave, però. Non è che ci vedi fermi, è che stiamo andando alla stessa velocità e quindi ci vedi fermi, sì. K, io ti vedo a 272 km. In ammaggioramento, senti che roba. Hai litigato con l'italiano oggi? No, oggi... Oggi so trasgre. Pirata davanti a noi a 35 km. Sì. Pirata nel senso di giocatore pirata, eh? Giocatore pirata. Un giocatore pirlatta. Vedo... Ed un Stroider. Sì, Stroider, 24 km. Non capisco che cos'ha, però. Papà, qui mamma rallento. Ha un tu come cavolo si chiama sta nave, non me la ricordo. No, ma non può essere successo che cosa. È una Mustang, credo. Il Mustang, mi viene sul nome. Vabbè, non è un problema. Occhio che la sei Mustang Gamma c'hai 24 missili non guidati, quindi potrebbe far esplodere la nave. Dobbiamo sta fermi. No, è veloce, più veloce di questa, quindi potrebbe mettersi in coda, speriamo di no. Però comunque vabbè. Non è che lo saluto dalla torretta, eh? Sì, saluto. Cioè... Comunque Kappa, ma stai boostando? Perché ti vedo che ti avvicini 100 metri alla volta, ma io sono a 145. Io sono a 7,40. Ti aspetto. Altro contatto. Devlin 9R sì, ok, però non è un problema, per esempio una Starfarer, cioè 37 km Stroider in avvicinamento, eh? Sì, lo vedo, si sta avvicinando. No, vi siete spariti dai radar, non siete veniti, forse siamo esattamente dall'altra parte della luna, quindi non ci vedi. Ma non è possibile. No. Forse è meglio che fai il jump, fai CC probe, torni a ieri e forse ci vedi. No, ma non è possibile. 160. Ma invece di in corso di dropship, ma in corso di guida. C'è. Non l'avete fatto però, eh. Si sta nascondendo dietro l'asteroide, ragazzi. Io non vorrei dire, ma... Sei imboscato. No, scusate, però c'è un problema in radar. Si avvicina. Io ho agganciato Wahiki. Sta avvicinando, ragazzi. Il radar non ce l'ho.
Mi date il permesso di fuoco se si avvicina una portata? Vaghi? Ehi? Devi dire di parlare col torrettista tuo. Ho chiesto, mi date il permesso di fare fuoco se arriva negativo. Portata? Se spara? Se spara sì. Un colpo d'avvertimento giusto così, no? No. Ma no, poi c'ho dei frame che non mi permettono proprio di mettermi a fare botte in universo. Io mo glielo scrivo, aspetta. Sì. Non ti avvicinare perché non riusciamo a combattere. Un arancione, ma... e tu quello là, papà, qui mamma, dove minchia sei? Sono un avvicinamento, secondo gli strumenti sono un avvicinamento, però non ti vedo più, non sono in condizione di sparare, sono a meno di sono a circa 200 km target blind, ora sono in condizione, eccolo 1700, rimane lì fermo. 6. Siamo proprio a portata di torretta. Esatto. Mi piace quando fa così, mi piace. Però non lo posso prendere perché il quadratino non me lo fa indicare, non me lo fa pigliare. Continua a avvicinarsi sto coso. Sì, infatti, mettiti in posizione perché sì. Sta allontanando. Devo morire. Ci stiamo allontanando noi. Distanza, papà? 165 km. E la prossima, dopo il jump, vedete, rimane in formazione. Ma io convinto si stesse andando nella stessa direzione. Vabbè. Cioè, no, ma io ho deviato a sinistra dopo il jump, vedevo K a sinistra e sono partito con sinistra, invece stavo andando nella direzione sbagliata io. No, però il discorso, quando uno si perde, si fa il rejoin un attimo, si va in coppia. Così vedi, okay. Questo qua vedeva due vanguard col cavolo manco che stava a rompere le scatole col giro. Sono alla luce arancione che lampeggia, no? Quella rossa è l'arancione. Ma io direi sono a Climax. Prova a riagganciare il target. Lo da 130 km, sì. Sta fermo, è snervante sta cosa, no? È una battaglia combattuta nelle nostre menti. Sì, infatti. Quello magari manco ci ha visto. Che bello l'asteroide. Arriva, a me mi si è spento pure lo schermo. Siete perso niente. Beh, rimetto a dormire. K a 100 km. Avete il tempo di scrivere i bigliettini alle vostre famiglie. Con link down. Sparito. No. Sì, è sceso. No, ma proprio sparito. Scusate, una volta, chi conosce bene Grimax? Io. Abbastanza. Prima. Anch'io abbastanza. Ok, andate. I due che conoscono meglio Grimax vadano avanti. Mm-hmm.
Okay. Ma l'abbiamo individuato Grimax? Sì, però io non... Ah, è diventato Grimax. È diventato verde l'altro tipo, ragazzi. Mi sa che è sloggato lui. È sceso dalla nave e poi è sloggato. Non vorrei che invece stia venendo qua in Eva. Se no, trovo 5 persone armate, non so se gli conviene. Ma lui non lo sa. E quello è il bello. C'è scritto Plight. È pirla se entra. Ma... Ma io gli sparo se lo vedo. La destinazione della missione è il bar? Sì, assolutamente. Fammi ricordare dov'è un attimo il bar. Bar e l'ascensore. Il bar è in mezzo ai due ascensori, raga. In mezzo agli ascensori, facile facile. Papà e mamma, quando sei a 30 km mi avvicino all'infarto. Vabbè. Tanto comunque sei... Ok, già ti ho agganciato il radar, quindi vedo, potete atterrare. Ecco perché voglio far trasportatore. Sì, a 30 km. Perché? Che mi rompo i coglioni, ragazzi. Ah, sta dietro? Mamma. Vabbè, il fante negli spostamenti così è. Però considera, vabbè, questa è una dropship, poi ci saranno anche le navi quelle più grandi in cui farai sicurezza, magari. Oppure si faranno gli altri. Ma perché tu ti sei abituato troppo all'arena. No, mi sono abituato a giocare così, veramente, raga. Cioè, un server da 24 stava andando in giro in 8, io... Un certo senso di sta cosa. No, ma poi quello... che potrebbe essere che più avanti, quando faremo queste cose, potremmo trovare qualcuno come non trovare nessuno. Beh, qui a Grimax magari qualcuno troviamo. Sì, sicuramente. Ma tanto Grimax comunque dentro è safe, quindi non si può sparare. È inutile, cioè. Sento sparare. No, devi scendere giù. C'è no, un'area. Sì, no, volevo vedere sta fare qua, che cacchio era. Calcola, i pad non sono safe, quindi... Ecco. Fino a dentro è pericoloso. Fino alla camera di depressurizzazione. Perché esatto. Poi basta. Al lato invece che nei pad. Andiamo in Eva. Esatto. Perché okay. Ogni tanto qualcuno si apposta. Mm-hmm. Vabbè, in Eva siamo. Abbiamo meno controllo, però. Non so, mettiamoci in qua vicino a uno dei cavi. Lo che sarà la sta? Ragazzi. Ok, scende dalla torretta. Qui a destra, non è qui a destra. Devo un attimo orientarmi perché non ho capito dove è il pad, quindi. Io ci sono. Chi c'è? Sei? Chi sei qua? Siamo? Sì. Ah, ti metti a destra? Sì, ok. Scendiamo. Vai. Ma siamo lontani, vabbè. Un attimo. Aspetta, fermi. Devo capire dove siamo però, ragazzi. Ah, ok, c'è il cavo che va. Ok. Matteo, passa avanti. Se conosci la zona. Io sto dietro a okay, destra. Ok, ho capito dove siamo. Okay. Fermo così. Ok, qua ci sono dei container a destra, ci mettiamo lì. Okay. O sopra qua delle. Decidiamo. Non so. Allora io dico: due aprono la porta, gli altri tre si mettono in copertura. Mamma, atterrato. Ok, go. Tre, via. Io apro la porta, copritemi. Mettiamo un primo offer. Entrate porta tutti. Porta aperta. Vi copro entrate. Go. Sto indietreggiando, Sei bloccato. Okay, dai che ci sei. Chiudete. No. Via. Chiudere. Chiudo io. Ok. A posto. Adesso vi faccio fare il giro. No, voglio andare nel bar. Buonasera. Ok, raga, lascio fare il giro, io slocco. Venite così, venite. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, amico, sei tutto rosso. Ah.
Dov'è il bar? Il bar. Ah, ma è sotto? Al piano di sotto? Sì. Ciao, Strider. Ma siete entrati senza aspettarci, Ricky? No, mi è venuto... Giratevi. Ce n'è un altro. Quell'altro. Dai, sì, andiamo di qua. Occhio che si chiuda. Sì. Vado giù, il pulsante sulla sinistra dell'ascensore. Quante cazzole d'avanguardia ci stanno? Piazza Core. Sta scendendo. A me non mi sembra che sta scendendo, sta a fare. Sta scendendo. Schiacciare il bottone. Schiacciare il bottone. Aspetta. Piazza Core. Fatto. Vai. Guarda qua a destra. Sì, sì. Devo andare a prendermi la mia armaturina. Oh là. Ah, eccolo. Sì. Fantastico. Ci facciamo una bevuta in onore di Mario e Papi. Ah, sta affermativo. Anzi, può più bere qua o sì? Perché non me la fa più equipare? Perché mi sa che non si può più bere. Ah no, use? Ah no, il pad. Me ne frega del non me la fa mettere, ragazzi, perché mi sa che non sono pirata. No, ma l'hanno tolto, perché ho sentito che prima si poteva bere, adesso non si può più. Guarda la sigarettona. Niente, bisogna essere pirata per indossarle, ragazzi. Poi tornare buoni, non si può fare diversamente. Ah, la cosa, come si dice? L'armatura non si può mettere se non sei pirata. Ma dai. Mm-mm. Ma perché ti ha detto you are not a pirate? No, perché non la fa... No, perché non me la fa indossare. Non la fa indossare. E neanche i vestiti? Hanno aggiunto qualcosa di vestiti o sono sempre gli stessi? Sempre gli stessi. Un vodka martini, grazie. Non fanno liquori da checche qua. Ma che è? La James Bond? Sì. Uccidi, devo ritornare a casa. Ma che palle. Usciamo? Voglio fare ancora un giro. Roger, in uscita, forza ragazzi, tutti fuori. No. Siamo ascensore. Qui. Ho sbagliato il posto, esatto, non so. Dove state andando? Sto facendo il giro, ma non ricordo. Ecco di qua, da giusto. Da questa. Dai, mamma mia, non me... Qualcuno riesce a chiamare un ascensore? Aspetta. Fatto. Eccolo, bravissimo. Vive bug. A 4 a posto. Vive bug, tosti prorompenti, tutti differenti. Tutti dentro? Dentro, via. Mamma atterrato. Siete dentro? Sì, tutti dentro, vai. Stiamo salendo. Ne manca uno, siamo in 4. Ha sloggato. Uno ha sloggato. Ah, ok. È morto. È carina però la base pirata. Sì. E qua, destra. Allora, entriamo tutti dentro. Ci siamo? Avete visto come depressurizza molto più lentamente della nostra? Tutti dentro? Dentro. Veloci. Io omega davanti, io ne fermo dietro. Ci siete? No, ne manca uno. No, ne manca uno. Chi manca? No, prima era... No, ecco, no, siamo 1, 2, 3... Ah no, 3. E il quarto? Ah no, io sono nell'altra camera, ragazzi. Ah, sta uscendo dall'altra parte? Ah, sta uscendo dall'altra parte. Sì, perché mi sono abituato a uscire di qua io, proprio quello, scusate, arrivo nell'altra. Prendo. Arrivo. Le armi sono online. Devo capire dove siete, dove... Quando siete sulla pedana, fermate un attimo e faccio uno scatto, eh. Arrivo, scusate, Non ci impallinano. Qua, vai. Ok, libero a sinistra. Libero a destra.
Ho sbagliato porta. Fermo, fermo. Arrivare in copertura sulla pedana. Ragazzi, io arrivo in Eva. Voi andate perché io saliamo? Sbaglio. È andato ormai, salite lei. Ah, salgo. Arrivo, arrivo. Sono a 130 metri da voi, quindi. Da dove arrivi? In Eva. Da destra, sinistra, da dove? Da destra. Da sopra a destra arrivo io. Uccidilo! Sono caduto. Ti è fatto male? No. Arrivo. Dai, ecco, in vista. Via. Cioè, sei arrivato da sinistra, non te lo volevo dire comunque. No, destra. Ma a sinistra tua, a destra mia. Da dove arrivi, tu mi dici a destra, io guardo a destra. E vedi la mia, non la tua. Ok. Mami, go. Siamo tutti a bordo? Sì, via. Scappa. Possiamo fumare la sigla della vittoria? Ah, io sto a fumare, quindi. Troppi me ne sono fumati. Papà qui, mamma check. Morto papà. Ah. No, sono dietro di voi, mi sentite? Eccolo. Si è scollegato le cuffie. No, ti sentiamo, Maki. Saltiamo o no? Attendo la destinazione. ci dirigiamo a Porto Alisar passando per Comma Ray 306. Ricevuto. Comma Ray 306. Precedici in jump. Area ostile perché controllata da pirati. Già spawnati due pirati. Ricevuto. Mamma salto in 3-2-1. Ingaggiamo, andiamo in direzione Porto Alise. E spara con i dusi lui e poi saranno a Maurizio. Mamma su Cutlass 2-2. Fuoco appena portata. Missili nati a fase friggere. Nave alle spalle, nave alle spalle, nave alle spalle. Via. No, abbiamo una nave alle spalle, via. Me la levo io. Andata. Che cazzo. Altro pirata, 3180 metri. È pieno, è un po' pieno. Radius 12. Ah, non riesco a fare fuoco. Oh, K, possiamo anche andare via. Ok, attendo. Vi faccio andare via voi.
tanto per l'ultimo. Anche perché mi lagga, non riesco a colpire niente. Ditemi quando siete. Mamma sicuro. Salta per portali, sarà in 3, 2, 1. Ok. Ce l'ho nella zona morta, non riesco a colpire. Vabbè, via. Che era pieno. Eh beh, siamo in 400.000, grazie. Ne spawnano due a persona. Offline. Mister Fare Gemini. Babbo è arrivato a Portolise. Il babbo è arrivato a Portolise. Una Gemini. Mamma terra. La possiamo abbordare, dai. Abbordiamola. E qua non si può fare in D10. Ricevuto. Babbo in D06. Mamma atterrato. Babbo atterrato. In piedi. Dai, apri. GG. GG, ragazzi. Un saluto al papi. Un saluto al papi. Beh, ragazzi, bene. Qual è quello per mettere via le armi? Che a me ancora fa finta di sparare. R, premuto R. Buonasera, ragazzi. Okay. Hey, buonasera. Sera. Fate. Va bene. Terminare la diretta dell'evento. L'evento è riuscito, direi, con successo. Ci siamo divertiti. Morti e non abbiamo avuto. Abbiamo riportato tutti i soldati a casa. E tanti saluti a tutti. Ciao. 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 È stato bello. Ciao.